Le glorie di Maria, 27ª ultima parte, di Sant'Alfonso de Liguori. La Salve Regina spiegata dal Santo come meditazione personale e comunitaria. Le virtù di Maria Santissima. 8. L'ubbidienza di Maria. Per l'amore che portava alla virtù dell'ubbidienza, quando l'arcangelo Gabriele le annunziò la nascita di Gesù, Maria non volle chiamarsi con altro nome che quello di serva. Ecco, la serva del Signore. Vera ancella, dice San Tommaso da Villanova, che né con le parole, né con le opere, né con il pensiero si oppose mai all'Altissimo, ma spogliandosi di ogni volontà propria, visse sempre in tutto ubbidiente alla divina volontà. Ella stessa dichiarò che Dio si era compiaciuto di questa sua ubbidienza. Ha guardato l'umiltà della sua serva. Luca 1,48. Questa è l'umiltà propria di una serva. Essere sempre pronta a ubbidire. Sant'Agostino dice che la Divina Madre, con la sua ubbidienza, rimediò al danno che aveva fatto Eva con la sua disubbidienza. Come Eva, disubbidendo, divenne causa di morte per sé e per tutto il genere umano, così Maria Vergine, ubbidendo, divenne causa di salvezza per sé e per tutto il genere umano. L'ubbidienza di Maria fu molto più perfetta di quella di tutti gli altri santi. Inclini al male per il peccato originale, gli uomini provano difficoltà nel bene operare, ma non così la Beata Vergine. San Bernardino scrive: esente dal peccato originale, Maria non aveva impedimenti nell'ubbidire a Dio, ma fu come una ruota che si muoveva prontamente ad ogni ispirazione dello Spirito Santo. Lo stesso Santo aggiunge: la Vergine tenne sempre gli occhi fissi su ciò che piace a Dio e lo eseguì con fervido consenso. Di lei fu detto: l'anima mia si è liquefatta quando il mio diletto ha parlato. Cantico dei Cantici 5:6. Riccardo di San Lorenzo commenta: l'anima della Vergine era come un metallo liquefatto per un incendio d'amore, pronta a prendere tutte le forme della divina volontà. Maria dimostrò quanto era pronta all'ubbidienza. In primo luogo, quando per piacere a Dio volle ubbidire anche all'imperatore romano, facendo alla volta di Betlemme un viaggio di 90 miglia in pieno inverno, incinta e povera, tanto che fu costretta a partorire in una stalla. Fu ugualmente pronta quando, avvertita da San Giuseppe, si mise subito in cammino la notte stessa per il lungo e penoso viaggio verso l'Egitto. Perché, si domanda il Silveira, la rivelazione di fuggire in Egitto fu fatta a San Giuseppe e non alla Beata Vergine che più doveva sentirne la fatica? E risponde: perché non le fosse tolta l'occasione di esercitare un atto di ubbidienza alla quale era prontissima. Ma soprattutto Maria dimostrò la sua eroica ubbidienza quando, per ubbidire alla divina volontà, offrì alla morte il figlio suo, con tanta fermezza che, come dice Sant'Ildefonso, sarebbe stata pronta a crocifiggere il figlio se fossero mancati i carnefici. Quando la donna del Vangelo esclamò: beato il ventre che ti ha portato, Gesù rispose:
Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Luca 11, 27, 28. Commentando queste parole, il venerabile Beda scrive che Maria fu più felice per l'ubbidienza alla volontà divina che per essere stata costituita madre di Dio stesso. Quindi sono molto graditi alla Vergine quelli che amano l'ubbidienza. Una volta ella apparve nella sua cella un religioso francescano chiamato Accorzo. Ma questi, chiamato ad andare a confessare un infermo, si allontanò come gli ordinava l'ubbidienza. Ritornato, trovò Maria che lo stava aspettando e che lodò molto la sua ubbidienza. Al contrario, la Vergine rimproverò vivamente un altro religioso che, quando suonò la campanella del refettorio, si trattenne a terminare le sue devozioni. Parlando a Santa Brigida della sicurezza che vi è nell'ubbidire al Padre spirituale, Maria le disse: «L'ubbidienza conduce tutti alla gloria». San Filippo Neri affermava che Dio non chiede conto delle cose fatte per ubbidienza, poiché egli stesso ha detto: chi ascolta voi, ascolta me, chi disprezza voi, disprezza me. Luca 10, 16. La madre di Dio rivelò poi a Santa Brigida che per merito della sua ubbidienza ha ottenuto dal Signore che tutti i peccatori che ricorrono a lei pentiti, per quanto gravi siano le loro colpe, saranno perdonati. Regina e Madre nostra, prega Gesù per noi, ottenendoci per merito della tua ubbidienza di essere fedeli nell'ubbidire alla sua volontà e agli ordini dei padri spirituali. Amen. 9. La pazienza di Maria. Poiché questa terra è luogo di merito, giustamente viene chiamata Valle di Lacrime. Qui siamo tutti destinati a patire e con la pazienza a salvare le nostre anime nella vita eterna, come disse il Signore. Con la vostra pazienza salverete le vostre anime. Luca 21, 19. Dio ci diede la Vergine Maria come esempio di tutte le virtù, ma specialmente come esempio di pazienza. San Francesco di Sales osserva che alle nozze di Cana Gesù diede alla Santa Vergine quella risposta con cui mostrava di tenere poco conto delle sue preghiere. Che importa a me e a te, o donna? Proprio per dare a noi l'esempio della pazienza della sua Santa Madre. Ma tutta la vita di Maria fu un esercizio continuo di pazienza. L'angelo rivelò a Santa Brigida che la Beata Vergine visse sempre tra le pene, come la rosa cresce tra le spine. Così la Santa Vergine crebbe fra le tribolazioni in questo mondo. La compassione delle pene del Redentore bastò a fare di lei una martire della pazienza. Perciò San Bonaventura dice: colei che fu crocifissa concepì il crocifisso. Quanto poi ella soffrì durante il viaggio e la permanenza in Egitto, come in tutto il tempo che visse con il figlio nella bottega di Nazareth, l'abbiamo già considerato parlando dei suoi dolori. Basta la sua presenza accanto a Gesù moribondo sul Calvario a far capire quanto costante e sublime fu la sua pazienza. Vicino alla croce di Gesù stava sua madre, Giovanni 19:25. Proprio per merito di questa sua pazienza, dice il beato Alberto Magno, Maria divenne nostra madre, che ci partorì alla vita della grazia. Se desideriamo dunque essere figli di Maria,
Bisogna che cerchiamo di imitarla nella pazienza. Che cosa mai, dice San Cipriano, può arricchirci più di meriti in questa vita e di gloria nell'altra che il soffrire le pene con pazienza? Chiuderò la tua via con una siepe di spine, dice il Signore per bocca di Osea. Osea 2:6. E San Gregorio aggiunge: le vie degli eletti sono cosparse di spine. Come la siepe protegge la vigna, così Dio circonda di tribolazioni i suoi servi affinché non si attacchino alla terra. San Cipriano conclude dunque che la pazienza ci libera dal peccato e dall'inferno. La pazienza è quella che fa i santi, rende l'opera perfetta, Giacomo 1:4, facendoci sopportare in pace le croci che ci vengono direttamente da Dio, cioè l'infermità, la povertà, eccetera, e quelle che ci vengono dagli uomini, persecuzioni, ingiurie, eccetera. San Giovanni vide tutti i santi con le palme, segno del martirio, nelle mani. Dopo ciò apparve una gran folla, avevano palme nelle loro mani, Apocalisse 7:9. Il che significa che tutti gli adulti che si salvano devono essere martiri di sangue o di pazienza. Rallegriamoci dunque, esclama San Gregorio. Possiamo essere martiri senza strumenti di martirio, se siamo pazienti. Se soffriremo le pene di questa vita, come dice San Bernardo, pazientemente, volentieri, gioiosamente. Quanto ci frutterà in cielo ogni pena sofferta per Dio? Perciò l'Apostolo ci incoraggia. Il minimo di sofferenza attuale ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Seconda Corinzi 4:17. Belli sono i pensieri di Santa Teresa a tale proposito. Diceva: chi abbraccia la croce non la sente. E altrove: quando uno è risoluto a patire, è finita la pena. Quando ci sentiamo oppressi dalle croci, ricorriamo a Maria, che la Chiesa chiama consolatrice degli afflitti, e San Giovanni Damasceno, rimedio di tutti i dolori dei cuori. Signora mia dolcissima, tu, innocente, soffristi con tanta pazienza, e io, che ho meritato l'inferno, rifiuterò di soffrire? Madre mia, questa grazia oggi ti chiedo, non di essere liberato dalle croci, ma di sopportarle con pazienza. Per amore di Gesù, ti prego di ottenermi da Dio questa grazia. Da te la spero. 10. La preghiera di Maria. Non vi è mai stata su questa terra alcun'anima che, come la Beata Vergine, abbia con tanta perfezione messo in pratica il grande insegnamento del nostro Salvatore. Bisogna pregare sempre, senza stancarsi mai. Luca 18:1. Da nessun altro, dice San Bonaventura, possiamo meglio prendere esempio ed imparare la necessità che abbiamo di perseverare nella preghiera, quanto da Maria. Il beato Alberto Magno afferma che dopo Gesù la Divina Madre fu nella virtù d'orazione la più perfetta di quanti vi sono mai stati e vi saranno. In primo luogo la sua orazione fu continua e perseverante. Sin dal primo istante in cui ebbe la vita e con la vita il perfetto uso della ragione, Maria cominciò a fare orazione. Perciò, per meglio attendere alla preghiera, a 3 anni volle rinchiudersi nel ritiro del Tempio.
E la stessa disse alla Vergine Santa Elisabetta: mi alzavo sempre a mezzanotte e andavo davanti all'altare del Tempio a presentare le mie preghiere al Signore. Inoltre, per meditare sulle sofferenze di Gesù, dice Odilone, visitava frequentemente i luoghi della nascita, della passione e della sepoltura del Signore. San Dionisio Cartusiano scrive: nessun affetto disordinato, nessuna distrazione, nessuna occupazione esteriore distoglieva mai la mente della Vergine dalla sua contemplazione. Per l'amore che portava all'orazione, la Beata Vergine amò tanto la solitudine che, come disse a Santa Brigida, nel Tempio si astenne dal frequentare anche i suoi santi genitori. Riflettendo sulle parole di Isaia, ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, e lo chiamerà col nome di Emanuele, Isaia 7,14, San Girolamo osserva che in ebraico la parola virgo significa propriamente vergine ritirata. E dunque già dal profeta fu predetto l'amore che Maria avrebbe portato alla solitudine. Riccardo di San Lorenzo afferma che l'angelo le disse: il Signore è con te, a causa del suo grande amore per la solitudine. San Vincenzo Ferreri asserisce che la Divina Madre non usciva mai di casa se non per andare al Tempio e vi andava tutta raccolta, tenendo sempre gli occhi bassi. Perciò, andando a visitare Santa Elisabetta, partì in fretta. Da questo, dice Sant'Ambrogio, le giovani devono imparare a schivare il pubblico. San Bernardo afferma che per amore della preghiera e della solitudine, Maria era attenta a fuggire la compagnia e la conversazione degli uomini. Lo Spirito Santo chiama Maria Tortorella. Le tue guance sono belle come le guance della tortora. Cantico dei Cantici 1,9. Vergello spiega: la tortorella è amica della solitudine ed è simbolo della forza unitiva della mente. La Vergine visse sempre solitaria in questo mondo, come in un deserto. Perciò di lei fu detto: chi è costei che sale dal deserto come colonna di fumo? Cantico dei Cantici 3,6. A proposito di queste parole, l'abate Ruperto scrive: così salisti dal deserto, avendo un'anima solitaria. Filone diceva che Dio non parla alle anime se non nella solitudine. Dio stesso dichiarò per bocca di Osea: la condurrò nella solitudine e parlerò al suo cuore. Osea 2,14. E San Girolamo esclamava: o solitudine, in cui Dio parla e conversa familiarmente con i suoi. Sì, dice San Bernardo, perché la solitudine e il silenzio che nella solitudine si gode costringono l'anima ad uscire con il pensiero dalla terra e a meditare i beni del cielo. Vergine Santa, ottienici tu l'amore per la preghiera e la solitudine, affinché, distaccandoci dall'amore delle creature, possiamo aspirare soltanto a Dio e al paradiso, in cui speriamo di vederti un giorno, per lodare sempre e amare insieme con te il Figlio tuo. Venite a me, o voi tutti che mi desiderate, saziatevi dei miei frutti. Siracide 24, 26.
I frutti di Maria sono le sue virtù. Non hai chi ti precede o chi ti segue. Tu sola, donna senza pari, piacesti a Cristo. Sedulio.